bentornati amici con un nuovo appuntamento di video del paranormale del sabato. Posso assicurarvi che i video di oggi sono davvero spaventosi. Prima di cominciare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Il primo filmato mostra questa bambina che gioca su uno scivolo in un parco giochi. Sembrerebbe che non ci sia nulla di strano, solo che la telecamera che riprendeva la piccola mentre giocava riprende qualcosa di spaventoso. Proprio mentre la bambina si trova sulla rampa di questo scivolo, sembra che qualcun altro stia lì ad osservare la piccola mentre gioca. La strana creatura in questione non sembra essere né un bambino né una bambina. L'essere ha un aspetto davvero inquietante. Se notiamo bene da vicino, ha un viso molto pallido. Cosa ancora più strana, sembra che la bambina non si accorga proprio di quell'essere. Secondo voi cosa potrebbe essere? Lo spirito di qualcuno morto proprio in quel posto? O un'entità maligna che voleva in qualche modo spaventare quella piccola? Il prossimo filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza, mentre riprendeva alcune macchine parcheggiate in mezzo a una strada. Sembra che non ci sia nulla di strano, a parte il fatto che è una certa ora della notte. La telecamera di sicurezza riprende qualcosa di veramente strano. Dal nulla appaiono due strane sagome. Le due sagome si muovono tranquillamente sulla strada, in mezzo a tutte quelle macchine. All'inizio ho pensato che potessero essere i proprietari di una di quelle macchine, ma se guardiamo bene il video possiamo notare che a un certo punto quelle due strane sagome spariscono nel nulla. Si potrebbe ipotizzare un'anomalia della telecamera, anche se potrebbe essere difficile da credere. Nel prossimo filmato una donna di nome Diana ha incominciato a notare degli strani comportamenti da parte di sua figlia. Preoccupata, la donna chiede a sua figlia cosa le stesse succedendo e la piccola racconta alla madre con voce spaventata che di notte vedrebbe l'armadio aprirsi da solo. Secondo sempre la piccola, dentro quest'armadio vedrebbe un uomo completamente nero. La piccola racconta alla madre di non conoscere questa persona. L'unica cosa certa è che la piccola è molto spaventata. Col passare del tempo, la bambina è sempre più nervosa e una mattina la madre nota tre graffi sul viso della piccola. A questo punto, la madre della piccola decide di mettere una telecamera di sicurezza per riprendere tutto ciò che avviene nella cameretta della piccola. E questo è ciò che è stato ripreso. Mentre la piccola dorme tranquilla nel suo letto, la porta dell'armadio si apre pian piano da sola, come se ci fosse qualcuno lì che la stesse aprendo. L'armadio è molto piccolo, quindi difficilmente qualcuno potrebbe mettersi dentro. Tutto ciò fa pensare solo a una cosa: che questi fenomeni siano causati da una vera e propria entità maligna. E i tre graffi sul viso della ragazzina lo dimostrano. Ci sono molti modi per comunicare con gli spiriti. Uno dei più famosi, come molti di voi già sapranno, è la tavola Ouija. C'è chi pensa che la tavola Ouija sia solo un giocattolo e non uno strumento per comunicare con i morti o con degli spiriti maligni. Questo è ciò che pensano questi due ragazzini, che un bel giorno, rimanendo soli a casa, lui e l'amico, decidono di usare la tavola Ouija per comunicare con qualche spirito. Appena iniziata la normale procedura, incominciano a ricevere alcuni messaggi,
uno dei due, pensando che sia solo uno scherzo, buttò all'aria la tavola Ouija. Questo è un errore che i due ragazzini pagheranno molto caro. Tutti sanno, anche i migliori esperti, che non bisogna mai interrompere una comunicazione con uno spirito, a meno che non sia lo spirito a concedervi di andar via. Buttata via la tavola, le luci della stanza incominciano a lampeggiare. I due ragazzi si spaventano e fuggono via. Dopo un po' di tempo, i due ritornano per ricominciare a giocare. Ed è proprio a questo punto che succede di tutto. Mentre ricominciano ad usare la tavola, un piatto poggiato su un tavolino dietro i ragazzi viene spostato da una forza misteriosa. I due ragazzi si accorgono del piatto, ma decidono di ignorare la cosa e continuare a giocare. A quel punto, l'entità maligna fa cadere il piatto a terra, mettendo in fuga di nuovo i due ragazzi. Purtroppo, non capendo la gravità della situazione, i due tornano per la terza volta nella stanza e ricominciano a giocare. La situazione purtroppo a quel punto incomincia a peggiorare. Uno dei ragazzi incomincia a perdere sangue dal naso. Allo stesso tempo, una forza invisibile lancia all'aria la tavola Ouija, spaventando a morte i due ragazzi. Probabilmente l'entità, infastidita dalle continue interruzioni dei ragazzi, si è voluto vendicare, spaventandoli e provocandoli dolore. Quindi non giocate mai con gli spiriti, perché dopo potreste anche pentirvi amaramente di averlo fatto. L'ultimo filmato mostra un uomo mentre dorme nel suo letto. Ad un certo punto, una forza invisibile afferra l'uomo dalle gambe, tirandolo su. L'uomo si sveglia all'improvviso e incomincia a dimenarsi. Ad un certo punto, l'uomo riesce a liberarsi, però stranamente si siede sul letto incrociando le gambe, mettendosi in una posizione di meditazione. L'unica spiegazione che si può dare a questo filmato è che l'uomo sta subendo una possessione demoniaca. Se non si interviene subito, le cose potrebbero peggiorare. Spero che i video vi siano piaciuti, ragazzi. Se vi è piaciuto il video, vi invito a iscrivervi al canale e a mettermi un bel pollice in su. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.